sia una donna di 28 anni e credo che abbia cervello per decidere che cosa fare in autonomia, non ha bisogno certo di me. Io sono stata all'interno di quella casa, per lei ma anche per altre persone, a volte una mamma, a volte una sorella, a volte un'amica. E le amiche pensano alla tua di felicità. Quindi se un'amica ti confida in tante situazioni che non è contenta, non è felice per n motivi, tu vai a fondo, cerchi di capire, no? Cerchi di trovare comunque un modo per poterla aiutare e starle vicino. E alla fine è venuto fuori che lei aveva bisogno di essere Rosalinda, punto e basta. E Rosalinda doveva mettere un punto magari a tante cose della sua vita, e tra cui purtroppo c'era la sua storia di 10 anni con un fidanzato che non l'ha resa così felice, perché se fosse stata così felice non avrebbe avuto occhi per altre persone. E non c'era, dicono tutti che ho fatto da cupido, che per alcune cose dal punto di vista amore, favola, è molto bello, no? Mi piace. Sono una coppia bellissima, dai. A me piace l'idea di essere stata il loro cupido, perché sono veramente carini. Sono stata, quando ci siamo fatti la nostra prova di Instagram, loro due stavano con me qui, abbiamo bevuto una cosa, poi io con Rosalinda sono stasera da Barbara, quindi ti dico, sono proprio veramente felice. Però ti ripeto, se una mia amica non è contenta da una parte, io l'aiuto a cambiare strada. Capisco, non voglio dare giudizi, perché io sono, come dire, lascio il giudizio a chi ci sta seguendo. Sì, però poi, insomma, ripeto, la Rosalinda è intelligente, cioè evidentemente ha fatto quello che ha fatto, certo. Non perché io gli ho detto che carino Andrea Zenga, no, perché evidentemente io ho captato e ho capito e ho visto che c'erano delle cose che andava al di là di un interesse amicale. E quindi a proposito, qualcuno, credo Zelletta, sempre a casa Chi, sì, ci diceva, ai miei colleghi Valerio e Gabriele, ci diceva sì, all'interno della casa gli affetti, i sentimenti, le emozioni sono sicuramente amplificate, sì, naturalmente, perché siamo solo noi, tra di noi, sì, in una casa per quanto grande che è raccolta e chiusa. Sì. E ora che noi siamo, come dire, costretti nelle nostre case, sappiamo a nostro modo che cosa significa tutto questo. Quindi le storie d'amore si provano poi fuori, all'esterno. Quindi ti chiedo, che cosa pensi delle grandi storie d'amore che sono nate all'interno della casa? Prima di tutto quella fra Pierpaolo e Giulia, sì, e poi appunto questa più fresca, nel senso che c'è stato un bacio nell'ultima settimana, quindi è tutta da vivere, da vedere, che è quella di Rosalinda e di Andrea. Guarda, sono due coppie che io trovo proprio carine. Carine perché sono quattro ragazzi giovani, quattro ragazzi che hanno voglia di avere le farfalle nella pancia, quattro ragazzi che hanno voglia di vivere l'amore al 100%, però hanno 28 e 30 anni, sono giovani giovani, quindi ci siamo passati, almeno io ci sono passata diverse volte, e io dico sempre, bisogna vivere l'amore finché dura. E quindi io gli auguro tutto il meglio, ma devono essere onesti, non devono pensare al brutto, no? Perché c'è anche il brutto nell'amore, sono le litigate, diciamo, le gelosie malsane, eccetera. Invece dico sempre, godetevi questo momento, godetevelo proprio fino in fondo, vivetelo giorno per giorno, proprio al massimo. E quindi io auguro a loro tutto il bene. Mi fanno molto tutto l'amore, anche noi glielo auguriamo. E senti, di Dayani, visto che l'hai sentita, che come sta, come vi siete dette qualcosa, cosa sta facendo, Dayani, quali sono? In questo momento sta a casa a Como con la sua Bubi, sta cominciando a organizzare delle cose di lavoro, non ci siamo viste per impegni miei e suoi, ci sentiamo spessissimo se non tutti i giorni,
Le voglio un bene grande, lei vuole un bene grande a me, sono sicura. Poi ovviamente la nostra vita di tutti i giorni. Qualcuno dice addirittura che la tua, insomma, il fatto di essere stata molto in casa, nonostante tu non facevi parte di quel primo gruppo, diciamo, granitico della partenza, è dovuta anche al fatto che avevi molto il sostegno anche dei fan di Dayani proprio. Sicuramente sì, ho avuto il sostegno da parte di un gruppo di fan del Grande Fratello, dei fan di Dayani. Ma perché l'ho avuto? Perché l'ho avuto? Perché tu sì e Carlotta no, per esempio, perché tu sì? Evidentemente hanno capito che all'interno di quel gioco io non stavo giocando, hanno capito che io ero entrata in corsa e che non avevo nessuna velleità di arrivare fino in fondo, di vincere, che per me c'erano delle cose che erano più importanti della nomination o di un non salvataggio, e mi sembra che non ho dato ampia dimostrazione, perché io non sono stata salvata anche da Rosy, che per me era una figlia, e lei era entrata in crisi, ho detto: Rosy, non c'è problema, io lo capisco. Quindi c'è, cioè, proprio, forse hanno capito. E io devo dire che poi, per i rapporti che ho mantenuto al di fuori di questo Grande Fratello, forse gli altri si sono resi conto che quello che ero dentro la casa era la verità e non era un giochino, ecco. Quindi, se i brasiliani mi hanno sostenuto, io sono molto contenta, vuol dire che c'ho un sacco di amici in Brasile, e appena si potrà andrò in Brasile con Dayani. È un paese meraviglioso, tra l'altro, qui accidenti, sono le più belle del mondo. Sì. Senti, un'altra cosa, ma tu li hai fatti tutti e due, meglio il Grande Fratello, meglio l'isola, che differenze, le fatiche? Beh, allora, che cosa, dove ritorneresti all'oggi, non adesso, non subito, però ti rinvitassero in un reality, partiresti per l'Honduras, anche per l'Honduras o comunque per l'Isola dei Famosi? Allora, diciamo che ritornerei forse al Grande Fratello, perché mi piacerebbe cominciare dall'inizio. Perché in effetti io sono entrata in corsa, ma tra quelli che sono entrata in corsa io sono la vincitrice. Quindi Tommaso è il vincitore assoluto, io sono la vincitrice per quelli che sono entrati insieme a me. E quindi entrerei lì per vedere dall'inizio che cosa succede. È sicuramente il Grande Fratello un viaggio all'interno di te stesso, molto di più di quello che ti può dare l'isola, perché al Grande Fratello sei tu e tu. Perché non hai la difficoltà dell'isola, di dove dormire, il come andare in bagno, il non avere una doccia, il non mangiare, il fare le prove fisiche, lo stare sotto l'acqua, insomma, lì hai l'isola, c'hai da pensare anche a un tipo di sopravvivenza, al Grande Fratello. Certo. E quindi è molto più psicologico il Grande Fratello rispetto all'isola, che è un po' più fisica. Però le rotture di palle ci sono sia da una parte che dall'altra, Ma se parti dall'inizio vinci? Se parti dall'inizio non è che io vinco, in generale uno vince. Quindi, però hai sicuramente più possibilità di farti comprendere, di far sì che la gente creda a quello che sta vedendo, creda a quello che tu sei realmente. Nel bene e nel male, perché io sono una, mi reputo di essere una persona assolutamente molto buona e paziente, però se mi fai girare le palle, mi girano le palle anche a me. Quindi ci sono delle situazioni dove riesco a contare fino a 20, delle altre situazioni dove fino a 20 non conto. Poi sono cresciuta, quindi essendo anche un po' un pelettino, sei più veicolare, diciamo, l'emozione, da quello che abbiamo visto. Non le emozioni buone, cioè le mie emozioni buone, tipo le lasci andare, certo, sì, che è una cosa, mi commuovo molto più facilmente di prima, ho la lacrima molto più facile, perché poi mi immagino le cose, le vivo proprio, le vivo intensamente, quindi anche l'incontro con mio padre, mio figlio, che voglio dire, li ho lasciati 2 mesi prima, non è che li ho lasciati 10 anni fa, cioè leggere una loro lettera a me commuove. Riesco a...